Cornice mondiale per il secondo e terzo round che il trofeo Rally Terra ha vissuto in un'atmosfera iridata al Rally Italia-Sardegna, occasione in cui i big della serie tricolore riservata agli specialisti dei fondi sterrati si è parallelamente incontrata con i big del campionato del mondo nella tappa italiana che si è corsa sulla tanto affascinante e spettacolare quanto impegnativa terra sarda. Quartier generale e parco assistenza ad Alghero, città che ha accolto con grande calore gli equipaggi in gara. Il rally scatta con la prova super speciale sotto gli occhi di migliaia di spettatori raccolti sulle tribune allestite nella zona portuale di Cagliari. Il primo crono dà ragione a Ricci, che usa bene l'agilità della Ford Fiesta RS per vincere la prova, seguito da Trentin e Biolghini. Sulla prova si ferma Giuseppe Dettori per noie al motore della Skoda Fabia Super 2000, noie manifestatesi anche sullo shakedown. Le altre prove portano gli equipaggi attraverso luoghi incantevoli dell'isola dei Quattro Mori, sulle speciali difficili ed impegnative. Una gara bella, combattuta, che alla fine dà a Mauro Trentin ed Alice De Marco su Peugeot 207 Super 2000 la vittoria nella prima delle due gare del trofeo Rally Terra previste nell'ambito del Rally Italia-Sardegna, prova italiana del campionato del mondo. L'equipaggio veneto della Movisport, dopo aver preso il comando sulla quarta prova speciale, lo mantiene fino al traguardo di Alghero, grazie ad una accorta strategia conservativa molto efficace sulle dure e lunghe prove sarde. Noi siamo partiti proprio facendo dall'esperienza degli anni scorsi, con una macchina meno performante ma più a risparmio, con gomme dure e assetto molto alto per cercare di evitare forature e rotture meccaniche. Lunga, tieni, dito su dritto, pende per stop, bivio in versione destra. Per ritarda, destra 4 più sì, 20, sinistra 2 più lunga, no, 20. Destra 4 lunga, tieni, sì, 20. Palo. Destra 3 lenta, sì, tieni, in, sinistra 4 più sì, 20, sinistra 2 più tieni, 30, destra 4 lunga, apre, diventa 2, scende, sì, per ponte, sinistra 2 più, ponte, sinistra 2 più 20. Secondo posto per il coriaceo ed esperto Giovanni Manfrinato, navigato da Chiara Corso sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 in versione R4, con cui l'esperto driver si è imposto in 3 dei 6 crono disputati, ma ha perso quasi un minuto e la possibilità di vittoria sulla PS3 per una foratura, come lo stesso esperto pilota ha spiegato. È stata una bella gara, abbiamo fatto anche delle belle prove, però purtroppo un inserimento un po' sbagliato e un po' la macchina mi ha tirato all'interno, ho trovato un scalino, non avevo segnato sulle note e lì mi sono giocato la gara di oggi. Terzi sul podio Luigi Ricci con Dario Noventa alle note, il bresciano della Ford Fiesta R5 che dopo aver vinto la PS1 e la 3 scivola indietro sul quarto crono quando lascia in prova oltre un minuto. Come al solito è successo quello che si temeva qua, che era la foratura. Dopo le prime 3 prove eravamo in testa e poi una foratura, abbiamo perso un minuto, siamo andati indietro. E poi chiaramente con 2 chilometri di prova che abbiamo fatto dopo recuperare è possibile, quindi
siamo terzi, siamo rimasti terzi insomma. Destra 4 piena, taglia 30. Vai a destra, per sinistra 3 meno corda brutta, subito a destra 3 corda. In sinistra 3 corda con attenzione. Dosso e destra 4, chiuda meno meno con attenzione, 20. Frena, sinistra 3, meno gira e ritarda, sinistra 3, corda, in destra 3, corda, questo gira, ok, e destra 3, corda e sinistra, corda, frena subito, destra 3, meno meno, gira brutta e sinistra, corda. In destra 3 corda, in sinistra 3 doppia, larga, 20. Destra 3 meno corda, frena 5, tornante sinistro. E destra, in sinistra piena corda, 20. Occhio, ritarda. Destra 3 meno meno, taglia brutta, in occhio sinistra, frena subito, tornante destro. 10. Sinistra 3, meno corda, in destra, in sinistra taglia, in attenzione. Sotto al podio il trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio, autore del miglior tempo sulla prova speciale 6, un crono dal ritmo assai elevato con distacchi limitati. Quinta piazza alla fine e primato in gruppo N per Gianmarco Donetto e Marco Pragani sulla Mitsubishi Lancer Evo 9, seguiti dai veneti Maurizio Morato e Marco De Montis su Peugeot 208 T16 e dall'equipaggio sardo formato dal gentleman Rudy Barbero, navigato dalla figlia Maya sulla Mitsubishi Lancer. L'appuntamento con il trofeo Rally Terra si rinnova anche il giorno dopo con la seconda gara in programma. Cambiano gli sfondi e le prove, ma a vincere sono sempre Mauro Trentine ed Alice De Marco su Peugeot 207 Super 2000. L'equipaggio della Movi Sport realizza il miglior tempo nella prima prova della giornata e sulla lunga Monte Lerno di 42,22 km, nonostante una ruota posteriore praticamente aperta. Abbiamo cercato di mantenere la concentrazione, nell'ultima c'è stato ritardo, siamo andati dentro per attaccare, purtroppo dopo 25 km circa abbiamo toccato, ho rotto il tirante della ruota posteriore, ho tenuto, ho cercato di non mollare, di andare al massimo di quello che si poteva fare e alla fine ha pagato, siamo riusciti ad arrivare fuori, i nostri concorrenti hanno avuto altri problemi a calore, quindi abbiamo vinto e benissimo. La seconda piazza va a Luigi Ricci e a Dario Noventa. I bresciani, dopo la terza posizione ottenuta nella prima gara, si migliorano con la Ford Fiesta. Sì, alla fine siamo secondi con gara molto strana dove devi cercare di non forare. Oggi l'andatura no, all'inizio siamo partiti bene e poi su questa lunga ho cercato di prendere un ritmo tale per da non rischiare di forare, però forse sono andato alla fine un pochino troppo piano e siamo arrivati secondi. Sul terzo gradino del podio sale il bergamasco di Race Event Pablo Biolghini, navigato da Davide Castiglioni sulla Skoda Fabia Super 2000. Per lui un riscatto dopo lo sfortunato ritiro della prima gara. Sì, ieri purtroppo per una piccola sbavatura abbiamo rotto un braccio della sospensione, non siamo riusciti ad andare avanti. Oggi abbiamo tirato dove potevamo, si è stati un po' più attenti nei punti brutti, si è stati abbastanza conservatori, comunque abbiamo portato a casa un terzo posto che ci permette di prendere ancora qualche punto per il campionato. Sinistra 6, 80, destra 3, meno tieni, Destra 3, meno tieni Pablo, subito sfiora la sequenza, sinistra 3, meno tieni. Subito, destra 3 più, 50, sinistra 3, lunga apre, 80, sfiora destra 3 sul dosso e stacca subito la 3 sul dosso per destra 1, 30, destra 1, ancora destra 1, in, sinistra 1, per destra 3 sul dosso, 30,
destra 3 sul dosso, sinistra 4, 50, destra 2 sul dosso scende, 2 sul dosso scende, 30, destra 3 meno corta, subito sinistra 2, per destra 2 apre, in inversione sinistra, inversione sinistra, per destra 2 occhio all'interno, subito sinistra 3. Sotto al podio conferma la quarta piazza della prima giornata il trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco sulla Ford Fiesta R5, poco abituato alle gare lunghe con prove speciali da molti chilometri. Quinti anche nella seconda giornata con la soddisfazione dell'esperienza sarda in atmosfera mondiale i piemontesi Gianmarco Donetto e Marco Pagani sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 di Gruppo N. Nonostante parecchi problemi, tagliano il traguardo Rudy e Maya Barbero, papà e figlia, che sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 hanno faticato oltre previsto nella gara sarda. Sfortuna per i veneti Giovanni Manfrinato e Chiara Corso sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 in versione R4, vincitori del secondo crono della giornata da 22 km. L'equipaggio della Porto Cervo Racing, dopo il secondo posto del venerdì, è arrivato al traguardo ma con un forte ritardo per il tempo lasciato sugli oltre 42 km dell'ultimo crono a causa di un problema meccanico. Si poteva fare due belle vittorie, invece per un motivo o per l'altro portiamo a casa un pugno vuoto. Anche questa qui avevamo voluto noi di fare la prova proprio per prendere, avere il punteggio pieno per la classifica, e purtroppo la rottura del supporto della pompa della benzina ci ha allagato la macchina di benzina, abbiamo dovuto fermarci, asciugarla, cambiare le pompe e ripartire con tutto quel che ne consegue, insomma, ecco. Peccato, stavamo andando giù bene, avevamo un passo, un buon ritmo, penso che ce l'avremmo fatta, però con i secchi mai si dice la storia non si fa. Prossimo appuntamento del trofeo Rally Terra nel weekend del 12 luglio al Rally di San Marino.